In ogni relazione, quando ci sono, gli attriti nascono da lontano e procedono gradualmente. Ad un certo punto la misura è colma e basta la proverbiale goccia a far traboccare il vaso. In politica non è diverso, non esistono fulmini a ciel sereno. Nel caso della rottura tra Fabrizio Rapposelli e il suo partito fino ad oggi, Fratelli d'Italia, a rappresentare la goccia potrebbe essere stata la rivoluzione di Viale Marconi, diventato a quattro corsie contro il parere di molti commercianti e dello stesso Rapposelli, ma con l'avallo dell'assessore Alfredo Cremonese, anche lui di Fratelli d'Italia. Oppure no, forse le ragioni vanno cercate altrove, forse è un problema di relazioni o forse di scenari futuri. Non è una questione di via Marconi o meno, non è una questione di, diciamo, di attriti, di presunti attriti con l'assessore. Mi sono reso conto che la scelta fatta 2 anni e mezzo fa non è stata forse una scelta migliore. Credo che sia mancato all'interno di Fratelli d'Italia uno spirito, voglio dire, di gruppo, cosa che invece io ho notato esserci dentro Forza Italia, per cui invece ho notato che c'è un grandissimo spirito di gruppo, di condivisione anche su qualunque tipo di tematica. C'è uno scenario elettorale di fronte a tutto questo? Sì, lei sta guardando alle regionali, per esempio. Quando finirà questo mandato saranno 20 anni che bene o male frequento gli enti locali, sia la provincia, 10 anni in provincia e 10 anni finirà col comune di Pescara. Indubbiamente ognuno di noi ha delle aspirazioni, delle ambizioni, però onestamente è assolutamente prematuro parlarne. Certo è che magari, non lo so, in futuro vediamo un pochettino quali saranno i programmi del partito. Oggi come oggi io sono riapprodato, siccome ho una cultura dell'educazione molto spiccata e anche delle precedenze, oggi sono rientrato, quindi vediamo che cosa succederà in futuro.